Ciao ragazze, oggi innanzitutto volevo salutare due persone. Aspettate che vado un attimo, aspettate un attimo. Allora, devo salutare la Superladi, penso che si legga così, scusa, non so, non lo so leggere. Un bacione, ciao. E Matrix, Scusa, mi sono ma un spaccata un bacione. occhio. Ti giuro. Matrix, un bacione. E volevo dirvi anche di iscriversi di iscrivervi al loro canale perché sono bellissime. Le guardo. Sono bellissime, le guardo sempre. Quindi iscrivetevi al loro canale. Poi gli dico Lasu per Ladi, tutto attaccato. E Matrix, Ma tutto proprio. attaccato. Un bacione a tutte e due, ciao! Va proprio. E se voi volete, scusa. La Super Lady si legge in comune. Lady, scusa. E se voi volete essere salutati, scrivetemelo giù nei commenti che nel prossimo Ma video vi saluterò. Sofì, non ci sto, dai, che non vengono. Ok. E ora passiamo a una cosa. Allora, innanzitutto stiamo scurissimo, non so perché. borsa calda. Esatto. Allora, quanto è strana. Oggi assaggeremo dei cibi vegani. Allora, Dei cibi vegani perché mi sono mangiati a cena, fanno schifo, fine. No, non c'è. non è vero, non me la preparati. Allora, questa è una salsina con alghe e piselli. Esatto, penso sì. Poi No, una. alghe, piselli, patate e olio. E patate e olio, scusa. Scusate. E poi c'è un hamburger, sì. Ma che hamburger? Hamburger vuol dire è una specie di cotoletta, però non fritta, non so se fritta. E senza pollo, Non ovviamente, perché insomma. fritta e una cotoletta fatta di verdure e alghe. E alghe, Ma sempre cioè, con le verdure alghe. fa cagare, Vabbè, un po' uguale. un pezzo di pane così proprio per Per avvenire. accompagnare, perché sennò la Esatto. salsina fa cagare e mi sta risalendo su. Poi un dattero assaggerò. E poi dei muesli croccanti, che sono comunque vegetariani, sì. Vegani. Vegani, scusate, che c'è il cioccolato, i muesli ovviamente, poi delle nocciole. Ok, allora voglio incominciare dal salato ovviamente, perché poi si passa al dolce. Sono tre cibi più o meno. Vabbè, allora incominciamo da questo qua. Mia sorella non assaggerà niente, Già, penso. perché io ci ho mangiato. In effetti lei ha già mangiato. Allora, voglio innanzitutto assaggiare questa salsina che non mi ispira per No, niente. è buonissima. Non sa di alghe. Ah, l'hai già assaggiata? Ti ho detto che ho cenato. Io invece no, quindi. Allora. Non ho mangiato 8,5 kg. Ok, la olio che è buono, non lo Questo so. vomito. Sì, ma fa schifo senza pane. Ma io mettila sotto, faccio vedere. Non è. Vabbè, È buonissimo. allora, le alghe non si sentono assolutamente. No. È veramente buonissimo. Ragazzi, è veramente buona. E poi ho voluto fare questo video perché mia sorella, come sapete, è vegana. Vegetariano. Vegetariana, scusate, però ho voluto farli vegano. E quindi, tanto mia sorella le mangia queste cose, ce l'abbiamo in casa, quindi ho detto. Scusate. Ho detto, facciamo il video, no? E quindi. Cioè, È un non po' sta quindi, intanto che io buono. faccio. Allora, ragazzi, siamo qui per parlarvi dei vegetariani. Se voi volete essere vegetariani, dovete chiedere ai vostri genitori, che il primo giorno vi tireranno tante di quelle parolacce dietro, che sarete sbattuti fuori di casa. Il secondo giorno vi diranno che non potete non mangiare la carne rossa, il terzo giorno potete non mangiare neanche quella bianca, il quarto giorno potrete non mangiare neanche il pesce. Alla fine diventerete tutto vegetariani e mangerete delle salsine verdi buone. La salsina è stata fatta frullando le alghe prima, senza però bagnarle, Ci vuole, poi o aggiungendo i piselli e frullandoli, e poi aggiungendo le patate. no? Mamma
finito tutto. Avevo finito questo pezzetto. Poi questa è acqua vegana, come vedete. E c'è dentro alghe, tritate proprio da, benissimo da non vedersi. E poi acqua. No, scherziamo, non ci è solo acqua. Poi ci credete, magari qualcuno che ci crede, è solo acqua. Non, non esiste l'acqua vegana. No, la fanno l'acqua con le alghe, con la verdura. Acqua, sì, ma è acqua con aggiunta. Vabbè, comunque puoi anche zuppare questa qua dentro, io l'ho fatto. Ora ci provo, aspetta, prima la faccio da sola. Ha questo aspetto molto brutto. No, è bello. No, la dai, di cara faccio schifo. Ma sembra sì, tipo la spinacina. Però dentro è tipo verde, rosso, arancione. E quindi non si sa. Scusate, è andata mia mamma. Comunque, vabbè, l'aspetto per me non mi piace tanto. La mia sorella Dakota gli piace. Buono, però. Questo è un hamburger che ho mangiato stasera. C'è schifo. Però. Che l'hamburger sa meno di forno. Però. Non c'è la pasta. Mia! Scusate. Però. Dakota. Però cosa? In zuppa non è la salsa verde. Aspetta, mi fai dire questo però? Però. Non sono scodata. Allora, però, dopo tipo 5 morsi non ce la faccio più. Perché nausea? Secondo uno. Me. No, volevo dire. Lo ah, capisco. Già. No, non capisco che dopo 5 morsi non ce la faccio più. No, perché c'è nato. No, è nausea. Ragazzi, non so perché. Però. Tutti questi hamburger vegetariani, perché non vegetariani, sì. Vabbè, vegani, vegetariani, ne ho assaggiati uno di molti perché mia sorella vegani, hamburger. Ah, scusa, vegani, mia sorella ne compra tantissimi perché, come sapete, ve l'ho già detto, è lei un pochino vegana, è vegetariana, un pochino, è vegetariana e quindi ne compra tanti, quindi ne ho assaggiati un mucchio e tutti mi nauseano dopo un po', quindi. Mi fanno schifo, non voglio dire. No, però questo qua è più buono. No, è buono anche quello verde. Mi piace quello a me. Sì, metti gli altri con l'arancione, oh, mi stavo per vomitare. Mi ha dato un morso. Allora, ragazzi, ce n'è uno? Basta. Ho già andato. Ma è assaggiato nella salsa. Sì. No! C'è tutto il turno di lume in bocca. Non è che ci hai messo acqua e sale, no? Guarda. No, aspetta, non lo so. No. La banana un attimo, no. L'hai salata o no nella cosa verde? Sì, ma no. Cosa stavo dicendo? Quindi ci stavo dicendo. Dopo assaggiare i datteri come fanno cagare. Non lo so. Questi invece fanno schifo. Allora, l'altro giorno era Dakota Day, quindi io ho mangiato tutto quello che volevo. Un sacco. Però non la carne assolutamente. No, vabbè. Se la stavo per vomitare, ho mangiato questi che fanno schifo. Cioè, facevano schifo di me perché ero piena. Allora, come vedete, la scatola sembra vuota, ma c'era qua sotto. Perché mio fratello ne mangia un quintale. Gli piacciono da morire. A me non lo so, perché non ho mai assaggiato. Io ho paura di assaggiarli. Fanno schifo. Fanno solo di zucca. Ragazzi, l'odore fa schifo. Ma sai cosa mi avevano detto? Che li leccavano prima, poi li mettevano in busta. In realtà è solo là lo fanno, ragazzi, non vi preoccupate. Non li leccano veramente, ma ero piccola e quindi ci ho creduto veramente che li leccavano. L'aspetto è veramente schifo. Era un altro, non era questo. Vabbè, l'aspetto è veramente bruttissimo, non si vede. Mangia, mangia, mangia. No, sentito. Mangia tutto insieme, ho mangiato. No. Non mi fa schifo. No. Ma non li mettere dentro, buttalo qua. No, non si spreca. Aspettami un attimo, mi devo un attimo riprendere. Allora, assaggiali prima di Viz. Prima
prima solo il muslo. Mamma. Ma ragazzi, troppo bello. Dolce però. No. Buono, però mi faceva schifo l'altro giorno. Ma solo perché ero piena, in realtà è buono. Buonissimo, perché sa tanto di burro. Non sa tanto di burro, non c'è il burro. Boh, io lo sento. Non c'è il burro, sono vegani, non c'è il burro. sono buoni perché sono croccanti. Allora, quando mangio muesli, stiamo tutti zitti. È una scena bellissima. Devo tirare la mano, che poi magari siamo molto... Aspettate, voglio farvi sentire il rumore proprio croccantissimo. Lo hanno sentito? Sì, no, cioè non tanto quanto qua. Poi c'è il pezzetto di cioccolato. Oh, il Batman! Buono? Buono. È grandissimo il burro. Non c'è il burro! Questo quadratino minuscolo di cioccolato. Mi sono fatta le unghie di Halloween, cioè arancione e nero, bellissime. Oh. Il cioccolato. E poi c'è la nocciola. Non mi piace la nocciola. Mangia. Non mi piace la nocciola. 3, 2, 1, vai! Non mi piace la nocciola! 3, 2, 1. Assaggia anche le cose che devo fare. Buono. Io adesso tutto insieme. Non mi piace. No, ma sta nocciola. A me senza nocciola. No, lei va bene, lo faccio solo per voi. Ti metto 2 di cioccolato, ma non si sente. No, devi fare, no. Allora, devi fare così e un cioccolato. Ok, poi devi fare solo questi due e poi cioccolato e cosa, capito? Oddio, 8 ore e mezzo. Allora, innanzitutto facciamo cioccolato, muesli e nocciola tutto insieme. A me non mi piace la nocciola, quindi buon. Aspetta, c'è anche il fiocco d'avena. Com'è il fiocco d'avena? Sono mischiati col muesli. Vai, metti tutto insieme. Un po' per favore, è un po' da schifo. Scusate! Ma quando non mi piace tanto una cosa, comincio a luttare. Allora, se volete essere salutati da me, dovete scrivere nei commenti. La tartaruga è un cactus che cammina, ok? Hashtag la tartaruga è un cactus che cammina. Se no, non vi saluta nel prossimo video. O nell'album. Però dovete convincere tantissimo, proprio un hashtag bello grande. Cioè, voglio anche una dedica sotto. Una dedica. Per la mia povera tartaruga. Perché è morta, però... Però dovete scrivere pipistrelli... Sei come un pipistrello scuro e nero. Cioè, io lo scriverei. No. Vi scrivo giù nei commenti. Lo scrivo giù nei commenti di scrivere hashtag tartaruga. La tartaruga è un cactus che cammina. La tartaruga è un cactus che cammina. Ma lo scrivo giù nei commenti perché se no. Basta questo robo! No. Lo scrivo giù nei commenti, se no non ve lo ricordate. Questo poi non guarda l'odore. Come si fa? Allora, ragazzi, da lei mi ha detto l'odore è uguale al sapore. Come si fa la... Assaggia. Tipo questo. Oh, questo è la bocca. Questo è uguale al sapore, uguale all'odore. So qua un po'. Che troppo schifo. Perché non ti piace? Non vuoi più o non ancora? Allora, dillo te. Innanzitutto
so se vi è piaciuto questo video, mettete un like. Ah, è calda. Guardate. Ma non può guardare. Ma c'è freddo. Va freddo. È una borsa calda, è un bambino. Come me. Comunque. Se sei bambino. Freddo. Se gli metti la borsa della calda c'è più caldo. Non ti so più. Hai detto? Freddo. Mi fanno capire che l'hai stufato. Si vede che l'hai stufato. Vabbè. Comunque. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Scrivete e anche se non vi è piaciuto dovete mettere un like. E se voi non vi è piaciuto non dovete mettere dislike, dovete mettere un like. Che senso ha questa cosa? Potete anche salutarle queste due. Sì, la salutate. E cosa ti ha scritto nel commento? Mi saluti per favore, siete dolcissime. Viva, allora, scrivetemi giù nei commenti se volete che vi saluto, che nel prossimo video vi saluterò. E vi ricordo di scrivere hashtag la tartaruga è un cactus che vola. Che cammina. Che cammina, scusate. Vabbè, ve lo scrivo giù nei commenti. E voglio risalutare la super lady. La super lady. Un bacione. E Matrix, ma un Matrix bacione alla France. Alla France, Matrix. E un bacione a tutte e due, e un bacione a tutti i miei iscritti. Ma vi ricordo che 30 iscritti farò la pizza challenge con una mia amica che non vi dico qual è. No. E ve lo dovreste scoprire voi. No, scherzo, non lo scoprite perché poi magari spoilerate. Comunque, volevo dire, se non mettete un like, come dice mia sorella, vi spacco la faccia. Ciao! Ce ne devi mettere un dito. Vabbè, mamma! 8 ore e mezza! Si stanno sfracassando le palle. Ciao!